Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, oggi attraverso le mani di Santa Rita, noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Rita, innamorata del crocifisso, prega per noi. Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù, prega per noi. Santa Rita, forte nell'amore di Dio, prega per noi. Santa Rita, ornata di gloria del paradiso, prega per noi. Ti onoriamo, o Santa della spina e della rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati e ad amarlo anche noi, con i fatti e nella verità. Miracoli nel corso dei secoli. Nel giorno medesimo, Cecca di Gio, da Biselli di Norcia, essendo nata muta, come testificano i parenti ed altri che vennero seco a visitare il detto corpo, fatte le devote orazioni, cominciò a parlare e dire Ave Maria e altre parole, con grandissimo stupore dei parenti e di tutto il popolo. Al dì 7, Mattia di Cancro da Rocca in Dulci di Norcia, essendo nata muta e condotta dai suoi parenti al detto corpo, facendosi orazione da tutti i circostanti, ottenne grazia da Dio di parlare con lingua sciolta e fu di stupore a tutte le genti che la sentirono parlare, e sopra ciò furono fatte processioni da tutti i sacerdoti ed una predica dal maestro Giovanni Poletti da Cascia. Nel detto giorno, cecco d'Antonio di San Cipriano, dalla matrice, muto dalla nascita, condotto dal suo padre al corpo della Beata Rita, con caldissime orazioni, fermatosi 2 giorni, ricevette la grazia della loquela con grandissimo stupore di tutto il popolo. Come si può constatare, le guarigioni miracolose riguardano le malattie più diverse, anche cecità e mutismo risalenti alla nascita, altri miracoli di guarigione da difficoltà di parola, ascessi e cancro alla gola erano avvenuti tra il 1447 e il 1603.